Come preannunciato già nel video di ieri, eccomi qua con un nuovo video haul che questa volta è un video haul di abbigliamento, accessori vari, scarpe, insomma un po' di cosine e vi farò ovviamente vedere poi le cose indossate, anche perché un paio di cosine io neanche le ho ancora indossate, quindi le proveremo insieme e io direi proprio di iniziare dall'abbigliamento. Allora, di abbigliamento mi sono comprata questa felpa troppo carina che mi ha subito attirata per il fatto, ovviamente, come potete ben vedere, che c'è Minnie e c'è scritto Forever Classic. L'unica cosa è che la taglia c'era solo la S e ovviamente, come potete ben vedere, il modello è abbastanza over. Già di suo e praticamente mi sta veramente un po' grande secondo me, ha la manica scesa, insomma il modello dovrebbe essere preso proprio dalla taglia giusta e in questo modo io è come se avessi due taglie in più addosso, però io non potevo non prenderla perché cioè mi sapeva troppo carina. Poi mi sono comprata un paio di jeans nuovi. Secondo me jeans equivale a Liu Jo. Secondo me i jeans Liu Jo sono veramente i migliori in commercio per anche rapporto qualità prezzo, perché ok che costano più di 100 euro, però durano veramente tantissimo e non si rovinano. Io ne ho veramente un bel po' e anche di qualche anno, ma sono ancora come nuovi, non si sono staccati neanche i diamantini che ci sono dietro, cioè sono fantastici. E stavolta pure mi ha subito colpita questo modello. L'unica cosa che mi piace un po' meno è che è a vita alta e io l'avrei preferito non proprio a vita bassissima, ma a vita bassa. Io preferisco sempre le cose a vita bassa. E ho sbagliato la taglia, nel senso che ho preso la 25 ma avrei dovuto prendere la 24, perché la 24 mi sarebbe stata veramente perfetta addosso, ma io credo di soffrire di disformismo, perché io mi vedo sempre molto più in carne di come in realtà sono e quindi tendo sempre a comprare cose un po' più grandi di quelle che dovrei prendere, e infatti non ho mai niente che mi sta perfetto, sempre tutto un po' grande. Comunque anche questi appunto sono la 25, avrei dovuto prendere la 24. Allora, questi sono jeans fatti, allora innanzitutto sono di blu scuro e in fondo sono a taglio così. Ovviamente c'è anche la cucitura, quindi state tranquilli che non si sfilacciano. La cosa particolare, vabbè, a parte che hanno il classico Swarovskino qua dietro, in più hanno degli Swarovskini anche qui sulla tasca, ma la cosa che mi ha subito colpito e mi piace molto è il fatto che abbiano la cinta incorporata di jeans, ovviamente con il logo Liu Jo. Io trovo che questo dettaglio sia veramente molto particolare, e tra l'altro questi jeans, io ovviamente li ho già portati, sono stramorbidi, stracomodi, veramente è come non indossarli e niente, super acquisto, super top. Allora, questi sono i jeans e con i diamantini. Allora, la felpa, io solitamente questa la porto con la banda questa sotto elastica rigirata, perché non so, mi piace di più, la vedo un pochino più corta. Come vedete il modello è molto oversize, perché le spalle arrivano qui praticamente, per cui una 38 sarebbe stata decisamente migliore. Per quanto riguarda i jeans, io questi li adoro perché sono morbidissimi, però come vedete anche questi, una taglia più piccola decisamente sarebbe stato l'ideale, e poi comunque la vita alta così, sì, sono morbidi e tutto, però un pochino più bassa sarebbe stata meglio.
La cinta è deliziosa, secondo me, è veramente deliziosa e niente da dire. Infatti, solitamente io questi jeans li porto con qualcosa infilato qui e il resto che scende, proprio per far vedere la cinta. Però per il resto, anche se sono un pochino grandi, non sono, diciamo, esagerati. Proverò invece, insieme a voi, perché non l'ho provato ancora, un completino dell'Adidas che mi è stato regalato per il compleanno ed è di color nero, che prevede il toppino sopra a crop, classico, e i leggings sotto, neri, con le strisce bianche, classici appunto leggings, e purtroppo anche di questo mi hanno regalato la 40 e io penso che mi starà grande come minimo, però vediamo insieme. Dunque, per quanto riguarda il completino dell'Adidas, ok, la taglia è giusta, ma a me questi leggings a vita alta non piacciono particolarmente, quindi molto probabilmente io girerò in basso elastico, perché così sono decisamente più comodi. A me sta cosa che stringe in vita non piace. Questa è la vita bassa che io solitamente porto, altrimenti no, non lo reggo. Per il resto il top mi sembra che vada bene, anche qui comunque una taglia più piccola non sarebbe stato male, perché come vedete qui un po' si allarga, però vabbè, tanto io in palestra non ci vado, praticamente mi alleno sempre solo in casa, quindi anche se non è la mia taglia, non è perfettissimo, non fa niente, però la 38 sarebbe stata più perfetta. Loro, ok, allora, sono degli stivali che mi hanno subito colpito, e li ho già anche messi e provati, vi assicuro che per la pioggia sono fantastici. Allora, ovviamente il dettaglio che a me ha colpito è indubbiamente la catena che li impreziosisce. Sono stramorbidi, stracomodi, veramente fantastici. Ci sono dei diversi colori, però a me ha colpito troppo questo petrolio. La catena si può anche togliere, ha infatti qua dietro il classico gancetto che si può togliere, ma secondo me non ha senso toglierla, perché è proprio l'elemento che rende questi stivaletti unici e niente, sono veramente morbidissimi, comodissimi, e anche questo super acquisto bellissimo. Ok, gli stivali invece, come vedete, stanno abbastanza bene sulla gamba, non sono particolarmente larghi, per cui sono veramente bellissimi secondo me. E poi tra l'altro questo colore secondo me si abbina anche con moltissimi altri colori senza tanti problemi, ma comunque anche si tratta di jeans che più o meno porto con, sì, di jeans, di stivaletti che porto con i jeans, quindi nessun problema, e sono morbidissimi, comodissimi e soprattutto molto molto antipioggia, e la catena è un tocco veramente di originalità. E poi finalmente ha riaperto le spedizioni in Italia, ha riattivato le spedizioni in Italia Santoro Londo, ovvero per me Gorgeous, perché vendono diverse marche, io però essenzialmente compro sempre Gorgeous, e a me interessava prendere una borsa nuova, perché comunque quelle che ho mi hanno veramente soddisfatta molto, nel senso che non si sono assolutamente rovinate, e quindi volevo prendere una nuova borsa, e così ho fatto, ma non ho preso solo la borsa. Allora, ho preso questa borsa non eccessivamente grande, però quello che ci devo mettere ci sta tutto, che è troppo carina. Allora, qui c'è scritto with these little wings I can puntini puntini. Allora, come vedete c'è il cuoricino di feltro e anche queste foglioline di legno e di metallo, quindi questo keyring è troppo troppo carino. Ah, qui c'è ancora un adesivo,
Allora, è di questo color rosa che secondo me è molto molto bello. Ha, come vedete, la cerniera dietro e quindi si può mettere un po' di roba già anche qui, tipo il cellulare, io ce lo vedo veramente molto comodo. Ah, ovviamente poi il dettaglio anche di questa striscia turchese a me piace tanto. Ecco, una cosa che mi piace molto di queste borse è proprio il fatto che siano di più colori e questo mi piace. E sì, dentro ha un altro scomparto davanti e dentro ha, vabbè, lo scomparto ovviamente più grande e anche uno spazio con la cerniera qui per mettere i trucchi, questo per agganciare le chiavi e poi ha un altro taschino più piccolino qui sul davanti e niente, secondo me è tanto tanto carina questa borsa. Non è eccessivamente grande, io vorrei far notare il dettaglio che la tracolla è di due colori e questo mi fa impazzire. E quindi niente, borsa troppo troppo carina secondo me e romantica. A questo ho aggiunto un nuovo portachiavi perché quello che ho praticamente è mezzo distrutto. E ho voluto prendere il portachiave con la bambolina e quindi ho preso questo. Ho preso questo che mi ricorda un po' tipo cappuccetto rosso e quindi insomma il fatto che ricordi un po' le favole, queste cose a me è piaciuto e quindi niente, ho preso questo portachiave assolutamente sciocco e inutile. Poi ho voluto prendere un cuscino che volevo prendere da un bel po', che mi serve per riempire un angolino in camera e questo cuscino lo volevo sui toni del rosso e questo ancora meglio perché riprende praticamente tutti i colori che ho in camera, quindi è super super carino, ma soprattutto oltre ad essere super carino anche qui ha due facce, che da una parte c'è tutto gorgeous intera, mentre di qua c'è la gorgeous così nella cornice, quindi si può anche ogni tanto girarlo e cambiarlo di modo che è come avere due cuscini in uno ed è veramente troppo troppo carino, impreziosirà veramente tantissimo il mio angoletto. E poi, a tema Alice nel Paese delle Meraviglie, ho preso questo bauletto che mi serve per fare un po' di ordine nella mia collezione di cose per il disegno ed è troppo troppo bello. Allora, innanzitutto sopra c'è Alice, come vedete, cioè il dettaglio della tazza in testa, cioè è bellissimo ed è fatto così. Davanti c'è questa fantasia. Ok, mi avvicino così lo vedete meglio. Davanti c'è questa fantasia qua. Poi girando così con il bruchino. Dietro ci sono tutti questi personaggini. No, ma poi il color viola, cioè è bellissimo. La teiera è bellissima, fatta con le righe classiche dell'abbigliamento di Gorgeous. Sotto anche, è bello anche sotto, ovviamente, perché riprende un po' il mondo strano al contrario di Alice e praticamente si apre. E dentro è così, ha ovviamente i nastrini che lo tengono e come vedete dentro c'è tutta una fantasia con le carte. Cioè, i dettagli dei prodotti di Gorgeous sono impressionanti, secondo me, e qui ci metterò un bel po' di cose e farò un po' di ordine. E quindi tutto il mio shopping finisce qui. Ho comprato tutte queste cosine e niente, volevo condividerle e niente, fatemi sapere se vi piacciono. Io ovviamente vi aspetto sui social, soprattutto Instagram. E ovviamente noi ci vediamo al prossimo video che sarà un po' diverso dal solito e quindi niente, sto aspettando che arrivino delle cose e ciao al prossimo video, ciao!